Bentornati cittadini. Se ne parla da anni. Vari sondaggi fatti sia tra gli adolescenti che tra i loro genitori dimostrano che la stragrande maggioranza sono favorevoli ad introdurre educazione sessuale nelle scuole. È una questione di civiltà, di buon senso, di educazione civica e sviluppo consapevole della società umana. Ma vediamo assieme come si può introdurre educazione sessuale nelle scuole e perché dobbiamo farlo quanto prima. L'educazione sessuale è uno strumento per garantire la salute fisica, mentale, psichica della popolazione. Aiuta a prevenire e ridurre le gravidanze precoci, la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. E anzi, se fatta con i dovuti accorgimenti, diventa anche un'educazione sentimentale, in quanto serve anche per far comprendere se stessi, capire gli altri, accettare se stessi e gli altri. Capire il proprio corpo che cambia, combattere paure, depressioni, incomprensioni giovanili. E questo risponde anche alla necessità che hanno i giovani di essere informati, di capire se stessi e gli altri e il mondo che li circonda, per quanto riguarda appunto la questione psicofisica sessuale. E gli aiuta anche a capire quali sono le proprie necessità, quali sono quelle degli altri, le esigenze, le paure, le fisime mentali. Ma serve anche per comprendere e rispettare le differenze con le altre persone. Come capire i maschietti, come capire le femminucce, quali sono le differenze tra di loro, cosa significa vivere un rapporto di coppia, fare figli, le varie responsabilità che ci sono, che cosa comportano determinate scelte, sia in ambito amoroso, sentimentale che sessuale. Serve anche per far diventare consapevoli, ad esempio, che esistano diversi orientamenti sessuali. Confrontarsi con persone con esperienze affettive e sessuali diverse dalle proprie, lo dicono anche i sessuologi, può avere un effetto normalizzante nella vita delle persone. E questo porta appunto anche maggiore rispetto ed eguaglianza di trattamento tra uomini e donne, tra persone con orientamenti sessuali diversi come gli omosessuali, gay, bisessuali, lesbiche, transgender, eccetera. Questo aiuta a combattere le differenze, le incomprensioni e quindi anche le violenze su di loro, ad esempio. Crea un'educazione di rispetto consapevole, fin da giovanissimi. Ma non è tutto. Educazione sessuale aiuterebbe i ragazzi anche a comprendere se stessi, il corpo che cambia, i propri limiti, oppure capire che determinate cose sono del tutto normali. Capire che certi problemi o fisiche che ci si fa da giovani non sono in verità problemi, oppure che anzi gran parte della popolazione ha i tuoi stessi problemi, che quindi non sono problemi. Questo aiuterebbe molto anche a superare le depressioni adolescenziali, per esempio. Quindi, capite, non si tratta solo di puro insegnamento che bisogna usare il preservativo, bisogna stare attenti a non rimanere incinta prima del tempo. È una questione psicologica, mentale, sentimentale, di capire mentalmente se stessi, il proprio fisico, gli altri e rispettare se stessi e gli altri. Questo ci aiuta tutti, fin da giovani, a diventare persone migliori e quindi diventare una comunità, una società migliore, evitando perciò problematiche psicofisiche, sociali, sociopatiche che molte persone, soprattutto da giovani, subiscono o hanno, per esempio anche l'anoressia, la bulimia, specie tra ragazze, oppure per le persone che si sentono diverse, come per esempio i ragazzi gay, e si eviterebbero magari anche spiacevoli fraintendimenti e comportamenti che potrebbero causare gravi danni futuri nella vita di molti giovani o persino portare alla morte. Come ad esempio, purtroppo, per l'ennesima volta di recente è successo per quel ragazzo adolescente che si è suicidato a 18 anni perché è bullizzato in quanto gay, eccetera. Capite che questa cosa va oltre al semplice usate il preservativo, ragazzi. Si aiuterebbe anche a ridurre la violenza di genere, la violenza contro le donne, ad attenuare o combattere o a capire disturbi psicomentali che si possono avere in determinate età. Affrontare il problema, parlarne, capirlo per prevenirlo. In pratica, educazione sessuale / sentimentale fa solo che bene. E non capisco come mai in Italia siamo tra l'unico paese rimasto civile d'Europa a non avere ancora educazione sessuale nelle scuole. Altre cose di cui si potrebbe parlare nelle scuole, in verità, però anche in molte altre, per creare un cittadino e una cittadina migliori nel futuro.
come per esempio la questione sull'alcol, le droghe, il fumo, il cyberbullismo, come utilizzare correttamente i social network, come interpretare le informazioni che ci arrivano dal mondo e quindi combattere le fake news e molto altre ancora. Ma di questo parleremo nei prossimi video, ora specializziamoci sull'educazione sessuale. L'educazione sessuale è obbligatoria in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea e dovrebbe esserlo ovunque, come si legge in Policies for Sexuality Education in the European Union, nella report pubblicato nel 2013 dalla Direzione Generale per le Politiche Interne del Parlamento Europeo. Perfino il Consiglio d'Europa ha detto che l'educazione sessuale completa rappresenta uno strumento efficace per combattere la violenza, gli abusi e la discriminazione e per promuovere il rispetto della diversità. Quasi tutti i paesi europei già hanno introdotto educazione sessuale nelle loro scuole, già da molti anni, e solo per citarvi un esempio, la prima in Europa è stata la Svezia, che l'ha introdotta nelle scuole già nel 1955, quando il mondo era ancora in bianco e nero. In Francia, Germania, Belgio, Austria, per esempio, è una cosa normale e ovvia che esiste da anni. Anzi, in Olanda, per esempio, iniziano ad insegnarla già dall'asilo, a bambini da 4 anni in su. Infatti, tra parentesi, l'Olanda ha il più basso tasso di ragazze madri d'Europa. Tanto per dire, Nel 1977, quindi non ieri, niente popò di meno che la Corte Costituzionale tedesca emanò le linee guida dell'insegnamento di tale materia nelle scuole e nel 2009 ha perfino respinto un ricorso fatto da 5 coppie di genitori che erano contrari che la loro scuola dei propri figli insegnasse educazione sessuale. Tra l'altro, questi genitori bigotti si sono perfino presi la briga di andare fino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che però invece bocciò il loro ricorso nel 2011 dicendo che non si possono allontanare gli studenti dalla scuola o vietargli di studiare materie per motivi religiosi. Ah sì, ciliegina sulla torta, nel 2019 perfino Papa Francesco ha detto che nelle scuole bisogna dare un'educazione sessuale, il sesso è un dono di Dio. Quindi non c'è nemmeno più la scusante che la Chiesa vieta queste cose in Italia. Secondo l'UNESCO, il sistema scolastico ricopre un ruolo chiave nell'insegnamento dell'educazione sessuale, che tenesse conto anche degli aspetti cognitivi, emotivi, sociali, relazionali e fisici della sessualità. Anche in Italia dovremmo fare come tutti gli altri paesi. Introdurre educazione sessuale nelle scuole, dove il Ministero a livello centrale crea delle linee guida uguali per tutti, con metodi, procedure, materiali, filmati, libri, eccetera, eccetera, uguali per tutte le scuole, e che al tempo stesso prenda degli insegnanti, li formi appositamente per fare educazione sessuale o anche educazione sessuale. Anzi, non solo gli insegnanti verranno appositamente formati, ma verranno affiancati da figure professionali specifiche. Medici, psicologi, sessuologi, pedagogisti, psicoterapeuti, che faranno lezioni frontali, chiacchierate, riunioni con insegnanti e studenti, e magari studenti e genitori, diventando magari anche un supporto specifico in ogni scuola, dove nel caso di bisogno uno studente o una studentessa possa poi eventualmente ulteriormente approfondire magari un proprio problema personale in sedute private con lo psicologo, lo sessuologo, eccetera, eccetera. Ma non solo professionisti, di tanto in tanto, come fanno in Francia ad esempio, si potranno anche organizzare lezioni in classe o visite per parlare o discutere con persone che hanno avuto e poi superato problemi emotivi, sessuali, eccetera, durante la propria vita, in maniera che parlino con i ragazzi della propria esperienza, come per esempio aborto, oppure ex prostitute, o persone che hanno avuto problemi con l'anoressia, l'uso eccessivo di droghe e così via. Questo servirà anche da confronto tra ragazzi e ragazze. Diciamolo, purtroppo in famiglia non se ne parla mai di sesso. Anzi, gli adulti e i genitori provano spesso imbarazzo a parlarne, quando invece i figli sono i primi a voler seriamente sapere e capire come va il mondo e anche il loro corpo, i loro atteggiamenti, quelli dei propri amici e amichette, eccetera. Quindi tanto vale farglielo spiegare da professionisti nel corso degli anni con un programma dedicato. Ovvio che non spieghi o parli in certi modi di certe cose a un ragazzino di 9 anni, così come invece poi lo fai quando è alle superiori che ha 16 anni, ma almeno crei un procedimento che pian pianino informa su tutto con le dovute maniere, con professionalità e serietà ed educazione,
dalle elementari o medie, insomma si può decidere, fino alle superiori, perché non si va da nessuna parte a far finta di nulla con i propri figli oppure raccontare la storia della cicogna o dei bambini sotto i cavoli, perché non porta a niente, anzi crea solo confusione e in un certo senso obbliga i giovani ad informarsi in maniera per vie traverse o peggio ancora via internet, dove c'è tutto il contrario di tutto, e quindi farsi mala educazione e spesso portare a peggioramenti della propria vita sociale, psicofisica, attitudinale. Lo dicono i risultati dell'ultima indagine nazionale sulla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti fatta dal Ministero della Salute nel 2019, dove meno della metà dei giovani si rivolge ad amici per informarsi, solo uno su quattro ai familiari. Quasi tutti però ritengono che la scuola dovrebbe garantire il diritto dell'informazione sulla salute sessuale e riproduttiva. Spesso internet e coetanei contribuiscono ad alimentare la confusione e i falsi miti sulla sessualità. Il 19% degli adolescenti, ad esempio, crede che la donna non possa rimanere incinta durante il primo rapporto sessuale e solo il 54% sa che le probabilità di una gravidanza aumentano se la donna fa sesso nei giorni a metà tra una mestruazione e l'altra. Tramite internet poi c'è da dire che i giovani, come normale che sia, entrano in contatto anche con la pornografia, senza però aver ricevuto da nessuno gli strumenti e l'educazione mentale per capire, interpretare gli atteggiamenti, i comportamenti sessuali che si vedono sui porno. E quindi molto spesso non sanno capire la differenza tra finzione cinematografica e verità di cosa puoi fare o non fare con donne, uomini, durante un rapporto sessuale e così via. In quanto, lo dicono anche molti sessuologi, l'emulazione è altissima tra i giovani. Guardano come succede in internet e loro poi fanno uguale, nel bene o nel male, con tutti i pro e i contro e i casini che ne derivano. Per esempio, il governo neozelandese, pochi anni fa, ha lanciato una campagna di divulgazione informativa, sia sui social media che su internet, per promuovere un uso responsabile di internet tra i giovani. E sul video relativo alla pornografia hanno fatto un video dove due pornostar si presentano nudi a casa di un ragazzino che è solito, diciamo, guardare le loro performance nei siti pornografici online, attirando l'attenzione della madre sul fatto che nei film in cui recitano non si parla mai di consenso e si va dritti al sodo. Non mi comporterei mai così nella vita reale, spiega l'attore. Ma tuo figlio è solo un ragazzino, potrebbe non sapere come funzionano davvero le relazioni, aggiunge l'attrice. Come dico sempre io, in tutte le cose, sapere è potere. E in questo caso, per esempio, c'è il potere di non scoprire di essere, che ne so, sieropositivi a 18 anni, senza nemmeno sapere che cosa significhi. O potere amare chi si vuole, come si vuole, quando si vuole. Il potere di non restare incinte giovanissime, senza manco aver finito il liceo magari. Il poter sapere che si può anche essere attratti e a livelli differenti, anche dal proprio sesso. Guardate gente, l'ignoranza, il far finta di niente, il tenere segrete queste cose non porta a niente, anzi fa solo danni. Siete d'accordo anche voi? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Vi ringrazio molto per aver seguito questo mio video, vi aspetto per tutti i prossimi e anzi quindi iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella delle notifiche così vedrete ogni volta che pubblico e ricordatevi sempre che sapere è potere e la conoscenza rende liberi. Ah sì, come sempre vi ricordo anche il mio secondo progetto. Progettone. Quello di fondare un nuovo, sano, moderno e liberale partito politico che possa finalmente realizzare i sogni di un'Italia migliore. Un partito basato sulla ragione, il buon senso, il dialogo, la scienza e la cultura, che combatta le derive populiste, l'ignoranza e la superficialità della politica moderna. Un partito del vivi e lascia vivere, che dia la possibilità a tutti di poter eccellere e crescere, raggiungendo il benessere come vuole, investendo sulla ricerca, cultura, lavoro, diritti sociali, innovazione, istruzione e un sacco di altre belle cose. Che si basa sui fatti, sui progetti, sulle fonti, sul metodo scientifico, dove ognuno apporti le proprie competenze e capacità. Non per niente abbiamo un iniziale programma vasto e strutturato e cerchiamo il supporto di chi vuole contribuire a farlo crescere. La perfezione non esiste, ma almeno si può provare a fare qualcosa, invece che soffrire, lamentarsi e basta. Ma mi serve il vostro aiuto, sostegno, supporto di idee, di proposte, volontariato, contributo economico. Chiunque può fare qualcosa, basta volerlo. Vi lascio qui delle informazioni. Andate a leggervi l'iniziale programma politico, magari. Grazie ancora e ci vediamo nei prossimi video.